La notizia circola insistentemente da mesi. L'Abruzzo è la regione con il più alto tasso di disoccupazione in Italia. Forza Italia oggi accusa il governo D'Alfonso di aver promesso 100.000 nuovi posti di lavoro, ma di non aver creato politiche capaci di concretizzare tali promesse. I numeri sono brutti, in Abruzzo il livello di disoccupazione non è stato mai così alto. Noi chiediamo al governo regionale, dopo ormai un anno e mezzo, di cominciare a, non dico prendere provvedimenti, ma almeno a proporne, per difendere il lavoro, per difendere l'occupazione, per rilanciare l'economia, per rendere la vita un po' più semplice alle imprese, per incentivarle ad assumere. Questo governo si era presentato con la mirabilante promessa di 100.000 nuovi posti di lavoro in Abruzzo, era evidentemente una butade, ma adesso siamo a meno 130 rispetto all'obiettivo che si erano dati. È ora che si diano una mossa, è cambiato l'assessore al lavoro, speriamo che inizino le politiche del lavoro. Tra i dati riportati da Forza Italia anche quello sull'export, che perde punti percentuali e mette in luce una preoccupazione da non sottovalutare. La contrazione interna al territorio si è sempre bilanciata con le vendite fuori dai suoi confini e oggi a restare trainante per l'Abruzzo è solo l'automotive. Vedo poche idee da parte di questo governo regionale sulle cose da fare. Il secondo dato è che quelle poche idee non camminano, perché con il riordino della macchina amministrativa, basta che si chieda a qualsiasi dei 1.800 dipendenti della Regione Abruzzo, adesso c'è una confusione incredibile, funzionari e dirigenti che non sanno dove devono andare, con chi devono parlare, di che cosa si devono occupare. Dopo un anno dal riordino siamo proprio in uno stato di disorganizzazione completa e la macchina amministrativa è ferma.